Seconda candidatura per il sindaco di Livorno Luca Salvetti, candidato civico sostenuto attualmente dal Partito Democratico, Livorno Civica, Verdi, Sinistra Italiana, Riformisti per il Futuro. Davanti a un teatro quattro muri gremito, il primo cittadino ha salutato i presenti, in sala anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Salvetti punta a un secondo mandato da sindaco e fa un bilancio di ciò che è stato fatto. Ragazzi, questo è il più grande sindaco della Toscana. Lo posso dire perché Nardella e Brifoni, le due città più grandi, vanno via, quindi Livorno. Grazie Eugenio, grazie. Continuiamo un lavoro, abbiamo intenzione di continuare un lavoro che è stato fruttuoso in una situazione non semplice a livello generale. Tra l'altro abbiamo dovuto affrontare quattro situazioni impreviste rispetto al nostro programma del 2019, che sono state la pandemia, la guerra con la crisi energetica, il PNRR da sfruttare e poi Livorno città che accoglie i migranti. Erano quattro elementi che non avevamo previsto, li abbiamo gestiti con grande intelligenza e con grande civiltà e anche grande cuore. E per quanto riguarda le prospettive della città, oggi andiamo a cominciare a guardare anche più avanti, come immaginiamo la Livorno del 2030, e ce l'abbiamo ben presente questa immagine, più laboriosa, più verde, più a misura di bambino, donna e anziani, capace di proporsi pianificata e capace anche di proporre un salto culturale che è essenziale in questa fase. Oltre a questo ci confrontiamo con altre realtà, altre forze, ma noi abbiamo dalla nostra tutto ciò che abbiamo fatto e una comunità straordinaria che è quella che vedete alle mie spalle e che è quella che è pronta a darci, a confermarci, a darci la possibilità di continuare il nostro lavoro.